Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking e oggi ci occupiamo proprio di fotografia. Oggi sono qui per segnalarvi qualche risorsa online che potrebbe tornarvi utile per i vostri scatti fotografici. Pronti? Via! Partiamo con darksightfinder.com. Se siete amanti dell'astrofotografia e siete sempre alla ricerca del cielo più libero possibile da inquinamento luminoso, non potete perdervi questo sito internet, che contiene una mappa del mondo con una scala della luminosità del cielo dovuta all'inquinamento luminoso. Si va dalle aree più illuminate a quelle meno illuminate e quindi più indicate per fare astrofotografia. Adesso invece vi segnalo strobistblogspot.it, un sito sul quale troverete una guida completa all'uso del flash. La guida è in inglese, ma ragazzi è fatta talmente bene che vale veramente lo sforzo. www.abfotografia.it. Questo sito non viene aggiornato da un po' di tempo, però mi ricordo che fu uno dei primi che iniziai a spulciare dopo che era esplosa la mia passione per la fotografia. Tra le altre cose contiene alcuni tutorial su Camera Raw, consigli per le foto in HDR, consigli per le foto con le lunghe esposizioni, consigli per le foto ai fuochi d'artificio e altro ancora. Non lo so, forse l'ho messo qui più per nostalgia che per altro, però dategli un'occhiata, non costa niente. A questo link invece trovate un bel tutorial sulla post-produzione delle vostre foto alla Via Lattea, che sappiamo essere una post-produzione non proprio semplice, rapida e intuitiva, eh? E infine, a quest'ultimo link troverete 63 fonti di ispirazione per non rimanere mai a secco di idee fotografiche. Bene ragazzi, anche questo video si conclude qui. Io spero che questi consigli, queste risorse che vi ho segnalato possano tornarvi utili. Se avete dubbi o domande, come sempre, lasciatemi un commento qua sotto. E a me non resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!